Ragazzuoli, siamo qua oggi per andare a vedere insieme lo showcase di Zahard, il primo dei tre personaggi collab con Tower of God. Detto questo, ragazzuoli, mi raccomando, un bel like, iscrivetevi, conto su di voi, mi raccomando, iscrivetevi che è gratuito e supportate tantissimo il canale. Detto questo, buona visione! Ciao e bentornati oggi su Gankos Jap. Siamo qua oggi per fare lo showcase di Zahard, forse il personaggio più hype della collab e forse anche il più forte. Detto questo, ragazzuoli, ovviamente prima di iniziare volevo ricordarvi assolutamente di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di lasciare un bel like. A voi non costa niente, ma per il canale, per farlo crescere, per supportarlo è veramente importante e fondamentale, mi raccomando davvero. Detto questo, vi ricordo che siamo in live tutti i giorni sempre su Twitch e di non mancare martedì prossimo il maratone estendibile per l'all-in sulla collab con Tower of God. Detto questo, ragazzuoli, andiamo subitissimo a vedere il protagonista di questo video e si parla di Zahard. Eccolo qua, ragazzuoli, relic già pronta, bello, bellissimo, devo dire. Lo proveremo nel team, ovviamente sconosciuti. Relic, devo dire che ci sta un sacco ed è incredibile. Tra l'altro dovrebbe starci molto molto ma molto bene con il vestito, quello questo ci sta veramente bene, perché sì, è nero, questo è argento, però richiama ovviamente questa parte interna, quindi è clamorosamente bello, veramente spettacolare. Comunque ci sta molto bene anche con la skin UR base, devo dire. Detto questo, andiamo subitissimo a provare il personaggio, ovviamente all'1. Ricordo che su Jap vediamo sempre personaggi, per così dire, versione free to play, mentre sul global poi sul account li possiamo vedere versione, qualora fossero fest o comunque collab dove io spenderò ovviamente per maxarli, li vedremo in versione maxata. Ovviamente andiamo subitissimo a vedere le skill di questo Zahard e abbiamo, ragazzuoli, la skill 1. Vi parlo della 3 stelle, poi andiamo a downgradare la 3 stelle 1, skill 1. Abbiamo infligge danni dal lancia pari al 450% della potenza attacco a un singolo nemico, l'effetto di lancia leggera, tra l'altro, scusatemi, velocità di penetrazione aumentata di 3 volte quando si utilizza, penso percentuale in realtà, quando si utilizza l'abilità, potenza attacco più un 40%. Quindi questa è la 3 stelle e andiamo per appunto a downgradare fino alla 1 stella. Sì, scusatemi, avevo miscliccato. Tra l'altro, ragazzi, è veramente bellissimo un personaggio del genere dove gli orbitano intorno tra i soli, è veramente bellissimo. Skill 1 che ha una percentuale del 150%, poi ovviamente l'effetto è sempre lo stesso. Abbiamo poi la skill 2 con un 250% e la 3 stelle che è quella che vi ho appena letto, che è un 450% animazione, ovviamente, ripeto, veramente bella. Guardate che figata, raga, questa roba non ha senso, cioè gli spawnano un sistema solare intorno ed è lui il centro e tutto orbita intorno a lui, è veramente bellissimo. Mo, non c'è niente da dire, sono veramente contento di come hanno realizzato questo personaggio, perché esteticamente è una bomba, è veramente una bomba. Skill 2, infligge danni fatali pari al 250% della potenza attacco a tutti i nemici, 250 al 3 all'1, 100%. Danni fatali, danno critico aumentato di 2 volte. Ecco qua per appunto l'effetto. Poi, ragazzi, penso che più di così non possano spawnare i pianeti, ora vedremo ovviamente nel corso anche delle PvP. Andiamo subitissimo. Bellissime le animazioni, ragazzi. Tra l'altro questa è la skill che nello showcase della net, nella live, ha fatto 3 milioni e passa, non mi ricordo. Altri danni veramente senza alcun senso. Ecco qua, per appunto, ricordo che è senza gear in questo momento, ricordiamolo. E andiamo per appunto di ulti. La ulti abbiamo, ti garantisce un effetto di aumento del danno critico del 150% per 2 turni. Infligge il 500% del tuo potere, ovviamente al 6, di attacco, tagliando i danni a tutti i nemici e ti garantisce l'immortalità per un turno. Effetto di taglio, tasso critico aumentato di 3 volte, effetto dell'immortalità e capino scendono sotto 1. Questo, ragazzi, è la sua ulti, ce la vediamo perché è veramente clamorosa ed è veramente incredibile. Bellissimo. Mamma mia, raga. Clamoroso, clamoroso, non ha senso, raga. Veramente di una bellezza allarmante, ragazzi. Per quanto mi guarda, è veramente incredibile. Veramente incredibile. Ora tiriamo una skill così è per il meme, visto che ci siamo tolti tutti i pianeti addosso. Dovremmo fare, esatto, un po' meno, ma comunque sì.
E comunque quello indica il buff della passiva. Andiamo subitissimo a vedere la passiva per l'appunto. Ed ecco qua ragazzuoli la sua passiva. All'inizio della battaglia concediti l'effetto prova di stabilità per un turno, e quando viene annullato concediti l'effetto potere dell'acqua divina per un turno. Quando l'effetto del potere dell'acqua divina viene annullato, ti verrà concesso l'effetto della decisione del re per 5 turni. Inoltre, per ogni alleato di razza sconosciuta che partecipa alla battaglia, le tue statistiche di base aumenteranno del 7%. Quindi ovviamente tu hai giocato i sconosciuti, ma è normale, si sapeva. Prova di stabilità. Ora vi leggo i vari effetti. Danni ricevuti da alleati di razza sconosciuta meno 30%. Potenza di Kaminosui, credo che sia il primo effetto. Abbiamo gli HP non scendono sotto 1 quando si utilizza l'abilità di attacco singolo, annulla la resistenza critica e la difesa critica del nemico. Decisione del re, ridotta aumenta il danno, vabbè, tradotto un po' così, critico dell'1% per ogni 1% di HP utilizzati. Percentuale critica più 100% quando si utilizza una skill di attacco. Danni aumentati in base al grado di skill quando si utilizzano. Abbiamo il più 30% se si utilizza una 1 stella, più 60% se si utilizza una 2 stelle, e più 120% se si utilizza una 3 stelle. Questa ragazzi è la sua passiva, che devo dire sì, è decisamente un enorme grande papiro. Ora ci andiamo a leggere brevemente anche la relic, che ovviamente anche quella è decisamente buona. Ed ecco qua ragazzi per appunto la sua relic. Ogni volta che l'effetto prova di stabilità e potere dell'acqua o l'effetto decisione del re su di te vengono annullati, tutti gli effetti di debuff su di te vengono annullati, quindi praticamente fa un cleanse generale. Questa è la sua relic. Devo dire, come personaggio sembra molto interessante. Andiamo subitissimo a provarlo in PvP. E signori, siamo in Anguiar con il team che, se non mi sbaglio, hanno utilizzato in live. E io direi di iniziare così, così possiamo, noi possiamo picchiare come se non ci fossero domani, e poi andiamo di... attacchiamo in questo modo. Facciamo un po' così ragazzi. Ovviamente iniziamo primi. È un team su cui bisogna sempre iniziare primi ragazzi. Poco da dire, poco da fare. E sono curioso di vedere i danni. C'è Froderin, siamo contro un team un po' che ci può dare sicuramente dei problemi. Ci può dare sicuramente dei problemi. Skill all'1, non avrà il taunt, però ci applica già dei debuff e ci attacca con il DK. Allora andiamo subitissimo ragazzuoli, direi di provare di vedere un attimino i danni di questo Zahard. E allora abbiamo questa che è la single target. Io direi di provare subitissimo un po' quello che può fare questo personaggio, e direi di attaccare in questo modo, anche se effettivamente ho un po' paura per quel DK che ci va un attimino a bloccare eventualmente delle skill. Perché? Perché ovviamente si parla di Froderin. Belli, siamo in Anguiar, eh. Vabbè, adesso va sul fondo in palese. No, ok, buono. Stavo dicendo, il DK perché ci va ovviamente a fare... c'è il K e poi c'è il Froderin che si tira una UE finita. E ok. Oh, devo dire che i danni sono alti, metto così completamente a caso. Prossimo turno direi di provare, ragazzi, visto che comunque quel DK ne va a fare, se ci arriviamo. Una bella UE 3 stelle. È dura, sì, però direi di provare. Perfetto, ovviamente sotto di lui abbiamo Tarmiel. Io spero che non ci sciotti, perché la UE 3 stelle vorrei vederla ragazzi, sinceramente. E direi che non ci sciotta. Ok, a UE 3 stelle per Zahard, questa cosa devo dire mi incuriosisce e non poco ragazzi. A UE 3 stelle, mal che vada, e potrebbe esserci sicuramente un problema dietro, potremmo aver perso, quindi è un po' un attimino, vediamo un po' cosa riesce a fare. A UE 3 stelle, perfetto. Sì, adesso si becca la ulti, quell'ultimate. In teoria, se non moriamo, il prossimo turno dovremmo aver vinto. Ok, questa partita ve la metto. In teoria abbiamo vinto comunque, perché entrando nasce abbiamo vinto. Però, questa partita ve la metto per vedere un attimino anche... Vabbè, a parte sì, lui non può nemmeno morire, effettivamente. Abbiamo vinto. Raga, posso essere sincero? Che danni sono da Anguiar senza skin questi? Scusate un attimo. Sono veramente alti, eh.
E attenzione, siamo contro un team particolare, team umani con la nuova Yuri. Sono curioso anche quella ovviamente di provarla. E andiamo subitissimo ragazzi con lo stesso bene o male inizio. Non faremo niente di diverso. E andiamo subito in questo modo e poi volendo potremmo unire, però sì, si unirà da solo, quindi sti cazzi. Andiamo di attacco sulla nostro Rudeus. E anzi facciamo... sì, su Rudeus, vai. Andiamo in questo modo ragazzi. Andiamo su Rudeus, ho veramente paura di quel Rudeus. Andiamo subitissimo turno 1, Elusione Classic. E sì, oddio, forse ormai con il riavvento di team umani o comunque anche team sconosciuti grazie a questi personaggi, il cibo Elusione è tornato sicuramente in auge e si può sicuramente utilizzare. Ora al prossimo turno dovremmo riuscire a fare dei bei danni, a meno che non ci one tap all'universo. E tra l'altro dovremmo riuscire a tirare due skill con lui. E in più dovremmo anche tirare un bel seal di Gother, che comunque le carte ci cadono decisamente a pennello. Andiamo subito un debuff su di lui, non credo muoia, comunque tarne sotto, vediamo un po', morirà, e infatti non muore, perfetto. E ovviamente si blocca pure ban. Adesso ragazzi io direi di fare una cosa molto importante, chiamata one tappiamo l'universo, e mal che vada sealiamo pure, questo è un po' il nostro retaggio, ok? Dovremmo one tappare, ripeto, magari non con questa, danni un po' bassini rispetto a quello che mi aspettavo, eh. Ok, sì, infatti non avevamo nessun buff sopra. Comunque, bloccato tutto, bellissimo. Questa cosa è veramente stupenda, non può fare niente il tizio. Ok, va bene. Ovviamente si carica ogni cosa, ha cambiato, ok. Sposta tutto, si caricherà le ulti. Abbiamo comunque di fronte a noi un problema sul fatto che Zakard va un attimino boostato, altrimenti come al solito non farà danni come personaggio. È il classico personaggio che si deve boostare. Effettivamente ne escono pochi di personaggi che se non si boostano non fanno niente, cioè fanno qualcosa. Effettivamente ce ne sono pochi. Andiamo in questo modo. Allora io direi di fare ragazzi una cosa abbastanza particolare. Io direi di fare così. Così, e poi andiamo di due skill, anzi, facciamo così. Così. Infatti non possiamo crittare, effettivamente. Andiamo di single target, vabbè, comunque dobbiamo riuscire a fare bei danni. Vediamo un po' contro Yuri i danni che facciamo. Quasi one tappata, vabbè, ci penserà la UE o la single target a fare danni. Spero che one tappi, vero? No crit, però butti giù, dai. Meno male. Vabbè, siamo andati molto molto fino del rasoio in questa partita, eh. Comunque il ban ci ha rotto il cazzo per quanto riguarda il debuff del più brutto della terra che non possiamo crittare. Ma va bene, ci sta. Allora, nel complesso sto Zakard one tappa. Ovviamente one tappa solo quando ci sono pianeti intorno, essenzialmente. Quello è un po' l'indicatore. Avete pianeti intorno, one tappa. Non avete pianeti intorno... fa danni abbastanza bassi, eh. Fa danni abbastanza bassi. Mi fa paura per Rudeus ora come ora. Più che ban mi fa paura Rudeus. Mi fa decisamente paura Rudeus. Più che altro la single target. Mi fa molta paura Rudeus. Vediamo un po'. Molta paura. Molta paura. Ricordiamo che lui c'ha quella roba dell'1%. Quindi la classica immortalità. Ed ecco qua la 3 stelle di Rudeus. Che ovviamente ci one-tappa malissimo. Appena detto, raga, Rudeus ovviamente rompe decisamente il cazzo in una maniera senza senso. E noi diremmo di fare una roba... proviamo a dire il vero, proviamo malissimo a fare una roba del genere. Oddio, non dico che one tappiamo, ma comunque i danni ci dovrebbero essere. Non dico che one tappiamo. Secondo me comunque Tyr ha bisogno di una relic. Più che una relic per i danni, ha bisogno di una relic... perché lui è veramente un glass cannon. Cioè, se per sbaglio gli butto... cioè, se non one tappa turno 1, ha perso. Cioè, questo è un problema di Tyr. Che ovviamente in questo team funziona anche un po' da salvagente. Se muore quello può tranquillamente fungere da DPS. E siamo contro sconosciuti, però della vecchia guardia con Rimuru. E noi andiamo, ragazzuoli, skill up su di lui. E poi, ovviamente, stessa identica cosa. Avrà sicuramente illusione. Io non ve lo sto neanche a dire. Quindi andiamo sempre di questa tattica. Ora ti immagini, ho detto e non ha illusione. Però comunque adesso lo scopriremo. Non ha illusione, perfetto. Tyr bloccato turno 1. Perché palesemente avrà Tyr. No, forse ce l'ha Albedo. Ce l'ha Albedo per forza. Ce l'ha Albedo per forza. Meno male, ok. Sono un attimo così. Confuso un attimino. Belle skill. Ok. Qua ragazzi possiamo fare veramente male, eh.
Qua, regà, possiamo fare veramente male. Voi non avete idea del male che possiamo fare a questo team con queste skill. Voi non avete idea. E andiamo in questo modo. One tappiamo. Con... A parte, effettivamente dovremmo tirare prima la way, sapete? Dovremmo tirare prima la way. E tiriamo la way. Tiriamo la way. La way è single target. Allora... Non ho fatto in quell'altro modo perché si sarebbero unite e avrei fatto un'altra stella inutile. Quindi insomma, vediamo un po' di altre 3 stelle. Direi che è una bella conclusione per questo video. Direi che è una bella conclusione, dai. E ragazzuoli, direi che dopo questa partita in PvP possiamo trarre le conclusioni di questo personaggio. Sì, non lo definirei Gas Cannon, però... Ci siamo molto vicini, non è a livello di tier, comunque al secondo turno one tappa, ricordo che basta avere i pianeti e distruggere ogni cosa, fa danni veramente alti ragazzi, anche perché poi c'è il buff delle 3 stelle, 120%, fa sicuramente dei danni enormi. Il problema è che, lo proveremo anche nell'altro team, non lo so, lo reputo comunque un team mid, non lo so, non lo reputo sicuramente meta breaker, ma forse nemmeno così tanto broken. C'è da dire però che questo video era senza skin, con la ulti all'1 compro un team da 210.000, ok, in Anghiar, con il cibo CP. Quindi ragazzi, quello che avete visto è, immaginatevelo rapportato a un account grosso, cosa potrebbe fare. È sicuramente un personaggio forte, forse il più forte della collab, ma devo ancora provare gli altri. Quindi sicuramente rotto, molto molto forte, anche molto molto bello. E dopo questo ragazzuoli, mi raccomando iscrivetevi qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, qua sopra nelle schede, e let's go, boys, e ciao a tutti, ragazzuoli!